Filomena Lucci, candidata per Primavera Bacolese, la lista civica che appoggia Giosi Gerardo della Ragione. Il progetto di Primavera Bacolese è un progetto nuovo che segue appunto il consigliere della Ragione. Quali sono i vostri obiettivi? I nostri obiettivi di tutta la lista, ma specificatamente del gruppo che si occupa della Commissione Cultura e Formazione, è quella di creare un'occasione e una sorta di speranza. In realtà il nostro progetto è quello di far capire alla comunità bacolese che il patrimonio culturale, che fino ad ora viene visto come un peso e soltanto come espressione di vincolo, quindi di limitazione, di divieto e quindi tutto il malcontento sociale che ne può derivare, in realtà noi lo promuoviamo e vogliamo farlo leggere come risorsa attiva, come risorsa viva, e quindi vedere il patrimonio culturale, quello che vengono definite come le pietre, in realtà come un elemento vivo che non è occasione di lavoro perché noi lo trasformiamo, ma è oggettivamente un'occasione di produzione culturale. Il nostro intento è quello di creare l'indotto e di rendere vivo e concreto l'indotto che c'è, o meglio l'anello di passaggio tra l'elemento appunto monumentale e quello che è il visitatore. Il primo concetto è trasformare il visitatore, che è l'ospite dei Campi Flegrei, perché noi abbiamo un discorso territoriale che non è soltanto comunale, di trasformare l'ospite in un visitatore che rimanga almeno un giorno. Nel momento in cui il visitatore rimane un giorno e quindi rimane a dormire, si crea un automatico questo indotto. L'anello proprio che manca è quello del servizio culturale e del servizio tecnico. Il servizio culturale e tecnico sono in realtà gli elementi che devono essere sviluppati, e noi proponiamo attraverso l'amministrazione di gestire in un certo senso un protocollo che avvicini la comunità attraverso delle cooperative, cioè i giovani e anche meno giovani, perché il problema di oggi non sono solo i giovani, il problema di oggi sono anche i meno giovani, cioè elementi della società che hanno un'esperienza e che le contingenze evidentemente hanno, come dire, in un certo senso bloccato. Per cui creare queste cooperative con un controllo che sia comunale come lealtà, diciamo, sociale, e che permettano di inserirsi in quegli anelli mancanti, come per esempio il concetto di guida. In realtà sappiamo che la Regione ha investito, diciamo, le proprie risorse, non con tantissima, diciamo, insistenza, in quello della formazione delle guide, che può essere solo riconosciuta regionalmente. L'amministrazione si pone di creare la figura dell'accompagnatore. Noi diciamo bacolese, ma ci proponiamo che sia flegreo, cioè qualcuno che accolga i nostri ospiti, un ospite degli ospiti, e che lo accompagni a conoscere le nostre eccellenze, perché quando si parla di patrimonio culturale non è necessariamente un vincolo, ripeto, ma è una risorsa che noi abbiamo, dobbiamo soltanto mettere a sistema, dobbiamo soltanto organizzare. E il servizio invece tecnico, il servizio e tutti quegli anelli che purtroppo fino a questo momento le amministrazioni che ci hanno preceduto non hanno avuto, diciamo così, l'occasione, l'opportunità o forse il progetto, l'orizzonte per realizzare. E cioè servizi semplicemente l'accoglienza del trasporto, quindi creare le cooperative affinché il trasporto possa essere sia di gruppo ma anche di piccolo gruppo, nel centro storico per esempio, oppure quello che è l'indotto, ma semplicemente dal ristorante che può produrre un qualcosa di tipico, alla libreria o a quelli che sono i dépliant, o addirittura la stampa di elementi che possono spiegare la città. In questo modo si crea questo indotto culturale e tecnico che dà occasioni di lavoro, e soprattutto quello che ci proponiamo è di creare la scelta. In realtà noi ci proponiamo che il giovane bacolese, spesso laureato e deve andare fuori, possa avere l'opportunità di scegliere se andare fuori o meno, perché andare fuori non è necessariamente una perdita, perché molte nostre risorse intellettuali sono fuori con grande successo, però deve essere una scelta, e quello si misura la libertà, nella scelta. Questo è il nostro progetto. La faccia della timidezza, complimenti.